Secondo un autore reale, l'imminente visita del principe Harry e Meghan Markle in Nigeria potrebbe ritorcersi contro. L'imminente viaggio del principe Harry e Meghan Markle in Nigeria questo mese potrebbe ritorcersi contro il pubblico britannico vede attraverso i loro piani, sostiene un autore reale. Parlando con Sky News Australia, l'autore reale, Phil Dampier, pensa che Harry e Meghan stiano facendo più male che bene con la loro visita in Africa, confondendo il pubblico. Spiega. È ironico che la defunta regina volesse che Harry e Meghan fossero i suoi ambasciatori in tutto il Commonwealth e diffondessero la buona volontà tra le sue 50 o più nazioni, ma non volevano farlo come reali. L'esperto reale ha aggiunto. Stanno in effetti cercando di istituire una corte rivale, il loro roadshow reale, e penso che la gente riesca a capirlo. Il quartier generale della difesa, DHQ, ha rivelato che i Sussex si recheranno in Nigeria a maggio. Durante la loro visita, incontreranno i membri del servizio e parteciperanno a una serie di attività culturali. Il principe Harry visiterà per la prima volta il Regno Unito la prossima settimana per il 10° anniversario degli Invictus Games, un evento sportivo per personale militare e veterani feriti e malati. L'8 maggio sarà presente alla cerimonia di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul a Londra, dove è prevista una lettura.